Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video sul nostro canale YouTube. Oggi vi faremo vedere il seggiolone pappa Brevi Domino. Vi ricordo come al solito che alla fine di questo video vi lasceremo un codice sconto per l'acquisto di questo prodotto sul nostro sito www.casababy.it. Se vi fa piacere, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale e di attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video e i codici sconto che mettiamo a vostra disposizione. Ma andiamo adesso a vedere tutte le caratteristiche di questo favoloso seggiolone pappa che vi ricordo è il modello Domino di Brevi. Allora, innanzitutto vi faccio vedere l'imbottitura, che è un'imbottitura molto bella in ecopelle, super confortevole. Lo schienale è completamente reclinabile, il che vi permette di utilizzare questo tipo di seggiolone già dai primi mesi, proprio perché, come potete vedere, la posizione reclinata è davvero molto comoda. Si fa in maniera super veloce perché sul retro del nostro schienale trovate la maniglia, quindi basta premerla e andare a reclinare o a sollevare il nostro schienale. Come vedete, all'interno della nostra sedutina troviamo anche le cinturine di sicurezza, che sono cinture di sicurezza 5 punti. Abbiamo le cinture che passano sulle spalle, le cinture che fanno il giro intorno alla vita e la cintura spartigambe. Anche in questo caso andare ad aprire le nostre cinture è super semplice, basta semplicemente premere il pulsantino centrale e le nostre cinture si sono sganciate. Davvero super super veloce. Come potete vedere, abbiamo in tinta con la colorazione della nostra imbottitura anche il nostro vassoietto, ma in realtà questo vassoietto, che è un vassoietto rimovibile, basta semplicemente andare a regolare, voilà, in questo modo con le levette che trovate qua, potete andare a mettere e togliere il vostro vassoio, ma soprattutto potete andare a regolare la posizione in cui andare a metterlo. Come vedete, sui nostri bracciolini sono segnati i numeri 1, 2, 3 e potete scegliere voi a quale distanza mettere il vostro vassoietto, in base anche alle esigenze del vostro bimbo. Ecco qua. Come vi dicevo, il vassoietto è un vassoio doppio. Sul primo abbiamo un ampio spazio con la scanalatura per poter inserire il nostro biberon, la nostra tazza, il nostro bicchiere, mentre sollevandolo sotto troviamo invece un vassoio decisamente ampio senza la scanalatura, quindi qui il bimbo può appoggiare tutto quello che vuole. Il fatto di avere due vassoi è sempre molto molto comodo perché vi permette di avere sempre una superficie pulita su cui fare mangiare il vostro bimbo, se utilizzate il seggiolone pappa anche per intrattenerlo, ovviamente con dei giochini, in modo che abbiate una superficie per giocare e una sempre pulita invece per la pappa. Andiamo ad agganciare nuovamente il nostro vassoietto, lo vado a togliere di nuovo e così vediamo bene la nostra sedutina. Così riuscite a vedere anche la profondità della seduta. Il poggiapiedi, che è regolabile in due differenti altezze, trovate sul lato questi pulsantini grigi, basta premerli e potete andare a regolare il vostro poggiapiedi all'altezza che preferite. E oltretutto potete regolare anche proprio la base d'appoggio dei piedini, perché potete incastrarla sul primo livello o sul secondo livello quando il vostro bimbo sarà già più grandino. Ovviamente, utilizzando il seggiolone senza il vassoio, avete la possibilità, quando il vostro bimbo sarà più grande, di avvicinarlo direttamente al tavolo, appunto per fare la pappa. Vi ricordo anche che la seduta, questa qui, è regolabile in altezza. Ci sono sul lato due levette. Come vedete, potete scegliere voi a quale altezza posizionare la nostra sedutina, il che vi permette anche di utilizzarla un po' come se fosse una comoda sdraietta. Guardate, vi giro anche la struttura così riuscite a vederla. Davvero molto molto carina.
e vi faccio anche vedere quanto è poco ingombrante una volta chiuso. Qua sui laterali, qui dove c'è questo disegnino, abbiamo due pulsantini da un lato e dall'altro, basta premerli e possiamo andare a chiudere la nostra struttura. Quindi davvero poco ingombrante. Adesso andiamo a riaprirla. Voilà. E volevo ancora farvi vedere il fatto che sulla parte posteriore, sulla struttura posteriore, avete anche le ruotine. Questo fa sì che sia decisamente comodo da spostare e da maneggiare. Ed ecco qui, andiamo a sollevare la nostra seduta. Voilà. Andiamo a riposizionare il nostro vassoio. Voilà. Come vedete, in un secondo abbiamo rimontato interamente il nostro seggiolone pappa e siamo pronti per utilizzarlo. Come avete visto, è un seggiolone super semplice anche da utilizzare, con delle linee molto essenziali, però come avete visto ha tutte le qualità che cercano i nostri genitori nei seggioloni pappa, quindi poco ingombro e praticità, ma soprattutto comodità per il vostro bambino. Il fatto poi di poterlo utilizzare anche praticamente da subito è un ulteriore vantaggio. Vi ricordo anche che i materiali con cui è fatto questo seggiolone pappa permettono di lavarlo completamente senza alcun tipo di problema. Ovviamente, essendo una seduta per la pappa del bambino, si sa che prima o poi qualche incidente capita, ma non c'è alcun tipo di problema perché i materiali appunto sono semplicemente, velocemente lavabili con una spugnetta, quindi basta passare la spugna e tutto torna come nuovo, non c'è bisogno di lavatrice, non c'è bisogno di nulla, davvero super comodo. E adesso che abbiamo finito di vedere tutte le caratteristiche del seggiolone pappa Brevi Domino, andiamo a vedere qual è il codice sconto da inserire nel nostro carrello sul nostro sito www.casababy.it. Il codice da inserire sarà YTDomino. Sul nostro sito ovviamente trovate disponibili tutte le colorazioni, noi qui vi stiamo facendo vedere la colorazione grigia, ma trovate appunto tutte le colorazioni presenti sul nostro sito. E niente, vi ricordo appunto di iscrivervi al nostro canale YouTube se ancora non l'avete fatto, se vi fa piacere seguiteci sui nostri canali social, vi lascio giù nell'info box tutti i link e tutti i dati. Mi raccomando, se avete bisogno di altre informazioni su questo o altri prodotti, non esitate a scriverci. Noi vi aspettiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!